cioè, il tema sul diritto, sull'accesso ai diritti, su una campagna forte, su messaggi forti, è molto difficile da far passare, invece probabilmente appunto si gioca su queste cose di sicurezza, di impronta piuttosto che... Che me ne sono un po' perplesso, devo dire la verità, oltretutto per l'appunto, mentre in alcuni paesi viene riconosciuto esplicitamente, chiaramente tutta la casa, un reddito minimo al lavoro, in Italia no, non in maniera, in questo caso abbiamo seguito assieme con voi, dei ragazzi libici di Svezia che avevano uno stipendio volontario lo svedese, avevano un alloggio in comune come coppia gay in quel caso. Qui in Italia la prima cosa che hanno fatto è non hanno dato una a Roma e l'altra a Foggia, considerando di coppia. E poi appunto tutta una serie di cose per cui è stato veramente complicato poterli aiutare in realtà. E poi a Roma non considerano una coppia nemmeno nei centri d'accoglienza del circuito del comune di Roma. Le coppie che possono rimanere insieme sono le coppie con i figli. Ora, con tutto il rispetto ai figli, e io ne ho, però voglio dire, se la coppia è senza figli, non c'è un centro. Per carità, è per un problema tecnico probabilmente di costi, di soldi, di quello che è, però sicuramente siamo molto bambini e poi dopo il marito viene sempre separato, cioè è difficile che il nucleo per cui voglio dire, sì, diciamo che sicuramente i diritti... E proprio qualche giorno fa alla sezione Ostiense, per l'appunto, hanno trovato uscito anche questo sui telegiornali dei ragazzi che hanno i bambini, ragazzini che sono minorenni che si nascondono perché sono in passaggio, perché non hanno nessuna intenzione di rimanere in Italia. Non si vogliono far beccare perché l'Italia tutela il minore, perché ti pigliano, ti mettono in un centro, insomma non ti lasciano per strada. Non ti lasciano andare. Assolutamente. Caterina. Sì, ciao, io sono Caterina della città dell'Utopia. Brevemente porto qui la nostra esperienza territoriale, che non è un'esperienza specifica focalizzata sul tema dei migranti o dell'asilo, ma bensì legata al tema dell'integrazione e socializzazione in maniera un po' più ampia. Il Servizio Civile Internazionale da 5 anni gestisce un casale che è qui dietro, questo, poi dopo ci sono volenti per chi li vuole, è proprio qui dietro sopra Via di Abrera, e all'interno di questo edificio molto antico si svolge questo progetto che si chiama La Città dell'Utopia, che nasce dall'idea di mettere insieme ancora una dimensione di partecipazione locale, di socializzazione locale, con il profilo internazionale che l'associazione ha sempre avuto, quello di organizzare campi di lavoro volontariato internazionale. Nasce come un esperimento territoriale tra l'unione di queste due dimensioni. Ovviamente su alcuni temi specifici, uno di questi temi è quello dell'integrazione multiculturale, poi c'è tutto un filone che riguarda lo stile di vita, quindi lo stile di vita sostenibile, basato sulla proprietà e quindi la critica a un sistema diciamo, macroeconomico globale che crea ingiustizie e ineguaglianze. All'interno di questi macro temi si declinano tutta una serie di attività che sono proposte sia dall'associazione sia dalle altre associazioni che ospitiamo e che hanno gli spazi a disposizione per organizzare attività, sia dai cittadini stessi che abitano nel quartiere, che vengono lì anche semplicemente per scambiare saperi. Quindi si parte un po', per quanto riguarda il tema di questa sera, dalla fine di questo viaggio, quando le persone arrivano qui, sostanzialmente sono dei fantasmi in una città come Roma, anche se non si nascondono i bambini, non lo sono perché non hanno relazioni sociali sostanzialmente. Non sono gli unici fantasmi in città, ce ne sono tanti, tutti quelli che sono chiusi dentro casa e che non riescono per diverse ragioni ad avere relazioni sociali, né con i loro simili in termini di età e di anche tipologia sociale, né ancora più difficile con chi è diverso, con chi magari è più giovane, con chi magari è più anziano. All'interno di questo luogo noi cerchiamo di costruire relazioni che sono trasversali, che vanno appunto in senso intergenerazionale, che cercano di coinvolgere i migranti in un quartiere che noi abbiamo visto negli anni cambiare molto, perché siamo arrivati 5 anni fa, c'erano pochissimi migranti nel quartiere come c'erano pochissimi studenti, è un quartiere che in 5 anni è mutato tantissimo, sono aumentati i migranti, hanno cominciato a nascere i mini negozi dei bengalesi, che sono aperti anche la sera, adesso prima non c'erano, è arrivata un'università che si è praticamente presa tutto un quartiere, per cui un quartiere in evoluzione. All'interno di questo quartiere noi appunto cerchiamo sostanzialmente di creare
aggregazione e socializzazione che vada un po' al di là della serata, diciamo, tematica che comunque c'è, ma che proponga una serie di attività all'interno delle quali le persone si possano sentire partecipi. Su questo tema in particolare Marina ha citato un'esperienza che abbiamo con il CIR, dove abbiamo ospitato laboratori che poi hanno anche degli spettacoli che poi vengono messi, no, a disposizione di tutto il tessuto sociale che gira intorno al Casale. C'è un altro gruppo di rifugiati e migranti che si riunisce al Casale, il gruppo RAVE dell'associazione Laboratorio 53, che nasce in un altro quartiere, l'occupazione di Tiburtina, forse qualcuno di voi ricorda, e quindi da medici contro la tortura. E adesso loro hanno fatto del Casale, diciamo, la loro sede di incontro, fanno diverse attività. A Natale abbiamo proprio voluto dedicare il nostro pranzo di Natale a questo, abbiamo organizzato un pranzo multiculturale all'interno del quale diverse comunità hanno portato i loro piatti, e abbiamo organizzato un pranzo di Natale, diciamo, diverso. Vista la situazione in questo periodo, abbiamo pensato che per quest'anno questo deve essere, diciamo, il tema del nostro Natale. Tra l'altro questo ha dato origine anche a degli inviti di scambio, cioè le persone hanno partecipato al pranzo, hanno poi dato la disponibilità ad invitare a pranzo chi aveva cucinato, per cui queste persone sono proprio entrate poi nelle case dei cittadini del quartiere, di chi aveva partecipato alla cena nostra anche. E queste, diciamo, un po' sono le attività che noi portiamo avanti in maniera quotidiana. A fianco a questo ovviamente c'è l'informazione, o se vogliamo definire meglio controinformazione, su alcune questioni. Abbiamo organizzato recentemente una serata abbastanza importante sul pacchetto sicurezza e su, diciamo, le atrocità che sono contenute in questo pacchetto di legge. E questo, diciamo, in breve rispetto alle questioni specifiche. Questo è un filone, abbiamo altri filoni sui quali lavoriamo. Se ci volete venire a trovare, qui ci sono volanti del progetto e il programma di maggio, proprio qua dietro. Bene, intanto ringrazio i nostri ospiti, ci sarà l'occasione di risentirli dopo il film, se vorremmo fermarci anche per un dibattito, avrete delle domande da fare sulle loro attività o vogliamo commentare assieme il film, abbiamo anche questa possibilità. E adesso vedrei il film.